Ed ora ecco qui questa coppia bellissima, secondo me, John Mix che sta dando le ultime indicazioni ad Ashley Wagner. Ieri si parlava molto del forte contrasto tra i due show program della Sada e della Wagner, molto frizzante, energico quello della Sada e molto intenso, drammatico quello invece presentato dalla Wagner, che però lei riesce a riempire perfettamente anche in quelle parti, diciamo, Franca, dove la musica è veramente come se si fermasse. Lui è fortissimo, l'allenatore. Poi al termine vi racconto che cosa ha fatto a Parigi, è stato stratosferico veramente. Allora sentiamo Sansone Bella. Triplo tolk, doppio tolk, doppio tolk. Doppio axel, doppio tolk. Cade il triplo salto. Triplo loop. Triplo loop. Secondo triplo loop, molto bene. Cade dal mito, no, ma si è fatta una male. Brutta caduta, però si è ripresa, solo che era già l'inizio dei passi e quindi anche i passi potrebbero essere valutati a meno. Adesso voglio vedere dove chiude il cerchio dei passi. L'ha chiusa la sequenza. Sai che si è anche fatta male, perché vedi, sta pattinando molto più con fatica, sì. Vero? C'è ancora un salto ed è un flip che lei fa, bravissima. Mamma mia, bravissima veramente.
Speriamo davvero non si sia fatta male, soprattutto Ashley Wagner, problemi anche per lei. Oggi veramente sembrano tutte avere dei problemi in questa free skating. Lui ride ovviamente, ma sai perché si è fatta male? Perché queste sono le cadute che non ti aspetti, nel senso che arrivano proprio dal nulla. E quindi non te l'aspetti, non sei pronto. In realtà invece i pattinatori, quando cadono da un salto o da un elemento tecnico, sanno cadere, nel senso che sanno benissimo dove stanno cadendo, si riparano e non succede quasi mai niente. Insomma, questa volta proprio lei non se l'aspettava. Credo che abbia preso un controfilo. Adesso vorrei rivedere l'immagine, se ce la fanno vedere. È stata una bella botta, oltretutto preso davanti sul fianco e sulla pancia, ti toglie il fiato, e questa sensazione di non riuscire più a respirare. E lei è stata bravissima a recuperare, a mantenere il sangue freddo. Aveva un po' di tempo prima di quell'ultimo salto, però comunque col male che c'è, insomma, cioè, non è facile, brava. È stata veramente brava, veramente brava, ma dimostra un carattere. Questo anche in come lotta, no? Che era sotto, era completamente dentro la rotazione, questo non, in effetti era sbagliato, non poteva farci niente. Tra l'altro quest'anno è la prima volta che la vedo sbagliare, perché di solito lei è veramente un robottino in questo senso, va giù, fa il suo programma dall'inizio alla fine senza errori e non succede mai. Peccato davvero, perché come dici tu l'abbiamo vista, sì, proprio guarda. Ecco qua, era scusa. Sì. Vedi. Hai attaccato la sequenza, aspetta, doppio axel, che sì, io stavo scivolando i salti, sì, no, brutto, veramente brutto di pancia proprio, Ma veramente sì, bravissima, sì, brava a recuperare perché era veramente di pancia. Io avevo già scritto il triplo salto e non ho visto il saltello doppio che axel che ci ha attaccato, perché ha aspettato molto per saltare quel secondo salto e non ce l'ha fatta a salirlo su. Così vediamo. Sono due errori insomma due errori abbastanza gravi a questo punto, C'è veramente grande attesa per il punteggio di Ashley Wagner. 115. E allora 115 e 49. 115 e 49 riesce veramente a stare in testa. 181-93, ma per pochissimo, perché infatti mi ero fermata perché guardavo che 115-77 era il punteggio ottenuto dalla Suzuki, però anche se di poco lei aveva un vantaggio rispetto alla Suzuki, lei aveva 66-44 e 65 a Kiko Suzuki, davvero per un soffio. Beh.